Bene, buongiorno. Iniziamo questa seduta di Question Time. Proviamo a muoverci come siamo soliti fare, cercando di abbinare le presenze in aula di assessori e colleghi consiglieri interroganti. Intanto, in aula vi prego di stare in silenzio. E iniziamo con l'interrogazione del consigliere Fiorini rivolta all'assessore Cecchini, quantificazione e qualificazione delle guardie venatorie volontarie, informazioni della giunta regionale al riguardo. Le interrogazioni oggi sono 10, un numero esagerato per effetto della seduta scorsa, per cui prego di rispettare i tempi, altrimenti sarò costretta a interrompere sia gli interroganti sia gli assessori che devono rispondere, che chiamo veramente a una capacità di sintesi al di sopra delle umane capacità. Prego, consigliere Fiorini. Grazie, Presidente. Io l'interrogazione che rivolgo all'assessore Cecchini riguarda le guardie venatorie volontarie chiamate a svolgere controlli ed eventualmente ad applicare sanzioni durante le giornate di caccia. Con questo atto, infatti, intendo chiedere alla Giunta di quantificare e qualificare questi soggetti operanti sul territorio regionale. Il chiarimento si rende necessario affinché i cacciatori umbri possano praticare serenamente la loro passione, evitando situazioni spiacevoli in cui rischiare di incorrere. Nello specifico chiedo di sapere in virtù di quale decreto operano le guardie venatorie volontarie presenti in Umbria e quale ente abbia rilasciato tale autorizzazione a seguito del passaggio delle competenze in materia di caccia dalle province alla regione. Infine penso sia opportuno capire se queste figure deputate al controllo dell'attività venatoria siano numericamente sufficienti per garantire sicurezza e legalità sia al mondo della caccia che a quello dell'ambiente, nell'ottica di una proficua e fattiva collaborazione tra le parti. Grazie. Grazie, consigliere, prego assessore Cecchini. Sì. Ma noi come giunta regionale riteniamo che nel complesso, anche come assessorato caccia e pesca, che nel complesso il numero delle guardie venatorie volontarie appare sufficiente in Umbria, anche legato al fatto che è vero che i carabinieri forestali non hanno portato avanti nell'annualità in corso il coordinamento delle stesse, ma al di là di questo portano nel territorio regionale, comunque svolgono controlli e portano avanti il loro lavoro. Dalla provincia di Perugia e di Terni sono state rilasciate 24 guardie ittiche volontarie, 412 guardie ittico-venatorie volontarie, 98 guardie venatorie volontarie per un totale di 534 decreti e inoltre vi sono 75 decreti in attesa di rilascio in quanto ancora non completi di documentazione. Provincia di Terni ha rilasciato 45 decreti a guardie ittiche volontarie, 22 guardie ittico-venatorie volontarie, 45 guardie venatorie volontarie per un totale di 112 decreti e 3 decreti in attesa di rilascio. Nel momento in cui con il decreto legge e nel rispetto della 157 le funzioni di caccia e pesca sono rientrate in regione, dette funzioni sono rimaste alle province. Alla regione invece spetta il compito di coordinamento. In questo caso, appunto, fino all'anno scorso l'ha svolto attraverso i carabinieri forestali. Quest'anno l'abbiamo riportato in capo all'assessorato e ci stiamo anche attrezzando anche con un'apposita commissione per svolgere nel miglior dei modi il coordinamento delle stesse. Naturalmente qui parliamo di quelle guardie
con caratteristiche previste dalla legge nazionale della 157, non entrando nel merito di altri tipi di decreti che riguardano ad esempio le guardie zoofile, rispetto alle quali sono, le nomine avvengono con decreto di prefettura e non attraverso la provincia. Quindi questo, non so se l'interrogazione, immagino, aveva bisogno di queste informazioni. Stiamo lavorando appunto per coordinare nel miglior dei modi, ma crediamo che appunto il numero sia sufficiente. Che poi nel territorio a volte ci siano problematiche legate a attività di controllo non ben meglio identificate, si tratta di vedere chi fa i controlli, chi fa i verbali, ma questo è un altro paio di maniche, nel senso che laddove il cacciatore si sentisse con atteggiamenti di prevaricazione o non tutelato, penso che basta che lo fa presente, ed in questo caso chi di dovere può intervenire. Grazie Assessore, prego Consigliere Fiorini. Grazie Presidente, grazie Assessore, ma non sono soddisfatto, perché il coordinamento l'anno scorso non lo avevano le guardie forestali, ma c'è stata molta confusione, perché prima, in un primo momento, dalla provincia, che comunque ancora competente al rilascio e rinnovo delle qualifiche di guardie volontarie venatorie e guardie volontarie ittica, a seguito del decreto legislativo 112 del 1998, e è rimasto a capo della provincia queste competenze, il rilascio e il rinnovo. Il coordinamento era alla regione, ma la regione non ha dato, o meglio, ha chiesto all'agenzia forestale di occuparsi, ma l'agenzia forestale non ha ritenuto opportuno svolgere questo compito, tant'è che è successo che, vado nel breve, che a un certo punto... Però mi perdoni, io non ho detto agenzia forestale, ho detto carabinieri forestali, no, che è tutto un altro paio di maniche, no, sì. Per dire, se no... Sì. Vabbè, comunque non già avevano neanche loro la competenza, perfetto, però arrivo al punto cruciale, che è quello che a un certo punto il settore fosse di competenza, che Groman, il dirigente, scriva alle province dicendogli che doveva occuparsi anche della questione del coordinamento. Questo avviene circa pochi giorni prima dell'apertura della caccia. È normale che qui poi è evidente che questo sistema così improvvisato non funziona e non può funzionare, e ha creato comunque molti disagi. Tant'è che cosa avviene? Avviene perché qui regione... province, avviene che due soggetti del WWF, Presenzini Sauro e Pazienza Concetta, che non sono autorizzati al controllo, fanno dei controlli, fanno dei verbali, ma non hanno il decreto per operare sul territorio. Io già glielo annuncio che poi provvederò a un esposto alla procura, e poi provvederò anche a chiedere un risarcimento danni per tutti quei cacciatori che sono stati praticamente multati da soggetti non autorizzati. Grazie. Io dico, concludendo, solo, io direi, Assessore, le do un suggerimento, perché la Lega vuole anche far parte, magari dare suggerimenti, consigli per migliorare la politica del territorio. Io direi che il coordinamento, a mio avviso, dovrebbe tornare anch'esso a capo delle province, come era prima, perché sono coloro che l'hanno gestito fino a poco tempo fa e sicuramente sono più all'altezza della situazione. Grazie. L'interrogante è il consigliere Rometti. Quindi oggetto numero 147, stato di attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 gennaio 2014 tra la Regione Umbria, la provincia di Terni, i comuni di Acquasparta, Montecastrilli e Avigliano Umbro, per il completamento della variante di Acquasparta e la sistemazione della viabilità anche ciclo pedonale in corrispondenza dell'innesto tra strada provinciale 81 di Campo Rotondo e la strada provinciale 9 Tuderte a Merina. Consigliere Rometti. Bene, l'oggetto è stato ben illustrato dal vicepresidente Guasticchi e credo che sia conosciuto bene anche dall'assessore, che in quel periodo era sindaco.
faccio questa interrogazione anche con la consapevolezza che ho di sapere che negli anni 2014, quando fu firmato questo protocollo, erano anni in cui le regioni potevano disporre in autonomia della programmazione delle risorse ex FAS, ora FSC, risorse che ammontano per la Regione Umbria a cifre importanti e che venivano destinate soprattutto a investimenti in infrastrutture. Quindi mi rendo conto che negli ultimi anni purtroppo questo scenario non esiste più, c'è stata una centralizzazione per quel che riguarda la programmazione di queste risorse, quindi mi rendo conto che poi la Regione può aver avuto difficoltà ad attuare questo protocollo, che però io intendevo e intendo riportare un po' all'attenzione del Consiglio e della Giunta. Si tratta del completamento della variante di Acqua Sparta, come è stato detto, un tratto già è stato realizzato, quindi come dire, già un criterio fondamentale dovremmo assumere, un'opera iniziata dovrebbe avere una priorità rispetto alle altre. Si tratta di realizzare questo ultimo tratto che dal tratto realizzato che va dalla Tiberina a zona Il Colle dovrebbe poi completare il collegamento con la Tuderte a Merina e superare quindi il centro abitato di Acqua Sparta. Lì peraltro c'è anche un traffico pesante che deriva da aziende che esistono in quel territorio, fornace e quant'altro, e quindi c'è un traffico pesante che riguarda il centro abitato di Acqua Sparta e anche di Castel Todino. Nel protocollo veniva anche citata l'esigenza, con l'occasione, magari utilizzando i ribassi d'asta, di realizzare e completare anche una via ciclabile. Ho visto che l'altro ieri le Marche hanno investito molti soldi su questi investimenti e credo che noi dovremmo sempre di più essere attenti a questo tipo di realizzazione. La provincia di Terni si era fatta carico di assumere nel patrimonio della provincia l'eventuale strada per la manutenzione e il comune di Montecastilli per la manutenzione di questa eventuale ciclovia. Quindi ecco, in buona sostanza io chiedevo e chiedo alla Giunta di sapere se ci sono le condizioni per fare passi avanti rispetto alla situazione che prima ho descritto, ma che comunque insomma ci deve vedere impegnati per un'opera che è sicuramente una delle criticità nell'ambito della nostra viabilità regionale. Assessore Chianella risponde. Grazie Presidente, grazie Consigliere Rometti, l'esposizione è stata assolutamente esaustiva. Consigliere Rometti era assessore quando io ero sindaco, abbiamo sottoscritto insieme questo protocollo d'intesa nel 2014 in un quadro assolutamente diverso. Diciamo anche che la questione di questa variante cosiddetta di Castel Todino addirittura inizia nel 2007, era stata fatta un'ipotesi che poi non è stata praticata e non era praticabile anche per l'entità delle risorse che dovevano essere messe in campo. Quindi solo successivamente, poi nel 2013-2014, è stata messa a punto questo protocollo d'intesa firmato dalla Regione dell'Umbria, dalla provincia di Terni, dai comuni di Acqua Sparta, Montecastrilli e Avigliano Umbro, e più in particolare appunto prevedevano il completamento della variante, del primo tratto della variante d'Acqua Sparta, che è stato realizzato da ANAS, sostanzialmente programmato tanti anni fa e poi realizzato. E soprattutto tende questa variante a decongestionare, tra virgolette, il centro abitato di Castel Todino, soprattutto in un punto che si presenta come una sorta di, tra virgolette, collo di bottiglia, soprattutto per i mezzi, diciamo, per i camion, autotreni, auto articolate e quant'altro, quindi per i mezzi di grande volume. Non essendoci state sostanzialmente la possibilità di utilizzare e di programmare nell'ambito appunto della programmazione degli FSC questa infrastruttura, è ovvio che da parte nostra c'è la massima attenzione. Tra l'altro il protocollo d'intesa prevedeva
che anche gli stessi sottoscrittori, cioè anche i comuni e la provincia, potevano, come dire, per loro conto sostenere anche l'ente. Ma io credo che con, diciamo così, con la situazione che vivono soprattutto le province, ma anche i comuni, questo non è avvenuto ad oggi e non avverrà. Quindi direi questo, che anche la situazione però è sostanzialmente cambiata, perché tutti i mezzi pesanti che uscivano dalla FBM allora, in quegli anni, erano tanti e transitavano lungo la strada provinciale di Camporodondo. Nella frazione di Casteltodino c'era sostanzialmente il blocco. Oggi purtroppo devo dire l'FBM ha ridotto i suoi organici per la crisi dell'edilizia, crisi di carattere generale, ha ridotto 2 anni fa almeno 10 unità su 50, e poi con altre forme di razionalizzazione degli organici di fatto la pressione del traffico conseguente è sicuramente diminuita, anche se ovviamente non è risolta, rispetto ad alcuni anni fa. Inoltre da tempo, e chiudo Presidente, con ordinanze dei comuni interessati a Viviano Umbro, Montecastrilli, unitamente alla provincia di Terni, è stato deviato il traffico lungo il capoluogo di Montecastrilli, la variante della strada provinciale 37, e poi Casteltodino, per permettere agli stessi mezzi pesanti di affrontare quel punto critico più agevolmente e limitando quindi sostanzialmente i disagi. I contatti con gli amministratori, considerando che io vengo da quella zona, sono sostanzialmente all'ordine del giorno, conosco quindi i problemi, conosco gli amministratori, stiamo verificando come Regione se su altre partite di finanziamenti nazionali e anche regionali sia possibile almeno completare, direi, la variante messa nel protocollo come primo problema da risolvere. Da parte nostra, da parte mia, ovviamente c'è la massima attenzione e valuteremo a breve, insieme anche agli enti interessati, le diverse possibilità che potranno manifestarsi. Consigliere Rometti, per una replica. Ah sì, vedo che la Giunta è consapevole del problema. Anch'io credo che la priorità, proprio perché è un'opera già avviata, in parte già realizzata, già l'obiettivo di completare almeno la variante sarebbe uno. Quindi nelle risorse che si renderanno disponibili, ecco, mi raccomando con la Giunta che ci possa essere l'attenzione necessaria.